In tanti mi chiedono se è possibile comprare casa qui in Tunisia oltre che affittarla. Ovviamente sì, è possibile, è necessaria un'autorizzazione governativa, ma non è un problema ottenerla. I costi delle case, a Mamet per esempio è una delle più gettonate e quindi la legge del mercato dice che è maggiore la richiesta. Se l'offerta non è tanta, allora si alzano i prezzi. Diciamo qui ad Mamet per una casa si va da 700-800 euro al metro quadro fino a 2200-2500 euro al metro quadro. Però se si va a Kelibia, Monastir o anche Gerba, un'isola molto bella, i prezzi si dimezzano. Poi c'è il problema delle tasse. Le tasse sono davvero basse sulla tassa sulla casa. Si può arrivare a pagare l'IMU tunisina 150 euro l'anno, ma la media si aggira attorno a 90-100 euro. Qui, siccome la richiesta di casa in affitto da parte degli stranieri soprattutto è tanta, e allora si costruisce ovunque. Sono velocissimi qua i muratori tunisini. Uno torna dopo un mese e trova una casa che aveva lasciato in struttura, la trova già rifinita. Anche qui, come vedete, si costruisce. Questo sta avvenendo attorno vicino a casa mia. Si costruisce in continuazione. E queste case hanno un solo difetto: vengono costruite con stile non arabo ma occidentale, forse perché così si ritengono più appetibili dal mercato degli stranieri che vengono a risiedere qua. In Tunisia consideriamo che c'è anche un alto tasso di inflazione se paragonato a quello nostro, è attorno tra il 5 e il 6%, e i costi degli appartamenti, sia degli affitti che per le vendite, aumentano da un anno all'altro di almeno il 10%, perché nonostante il fatto si costruiscano molti nuovi alloggi, aumenta, cioè la richiesta è sempre superiore a quello che il mercato può offrire, e quindi inevitabilmente i prezzi salgono. La legge del mercato non conoscono latitudine, paesi occidentali, paesi arabi. Se l'offerta è inferiore alla richiesta si apre una sorta di asta, e siccome gli stranieri inevitabilmente hanno una capacità di spendere superiore a quella dei tunisini, ecco perché ci sono zone che oramai vengono abitate quasi esclusivamente da stranieri. È che gli acquisti di immobili da parte degli stranieri è marginale rispetto all'insieme del mercato. Gli stranieri qua vengono e affittano, anche perché pochi, cioè tutti pensano, ma pochi hanno il coraggio, ma anche è una scelta di dire: io qua, no, da qua non mi muovo più. E allora meglio un appartamento in affitto, che peraltro costa poco, piuttosto che creare un legame con una proprietà, che se poi uno decide di andare via senza, in tempi brevi, o svende la casa oppure non la vende, mentre l'affitto saluta uno il proprietario e poi va via. Sul mercato immobiliare ci scommettono soltanto i piccoli proprietari tunisini, ma anche grosse agenzie immobiliari. Tecnocasa, per esempio, negli ultimi anni ha aggiunto altre 8 agenzie e ha superato i 30 punti vendita in tutta la Tunisia. Un altro fatto è che qua bisogna pagare in contanti per acquistare la casa, perché gli stranieri, anche se pensionati, anche se con un'ottima pensione,
non possono avere fidi o facoltà di scopertura sul loro conto, per cui si paga in contanti e via. Questo mercato poi ovviamente ha un grosso legame con l'andamento del cambio tra dinaro ed euro. L'anno scorso a febbraio con un euro davano 3,40, 3,4 dinari, adesso siamo a 3, si è stabilizzato, ma negli ultimi anni, diciamo fino all'anno scorso, che c'è stata una progressiva svalutazione del dinaro, questo ha creato non pochi problemi al mercato immobiliare. Anche perché, siccome la vendita a stranieri è limitata, veramente marginale rispetto al mercato interno, con questi costi maggiori, perché poi molti dei prodotti, insomma, vengono importati dall'estero, quindi con un costo superiore. Si rischiava di tenere le case invendute, insomma, fino a 2 anni fa una casa su quattro messa in vendita era invenduta e allora si affittava in attesa comunque di poterla vendere. Adesso il dinaro si è rafforzato con un euro danno 3 dinari e questo consente una perdita di soldi per i pensionati, insomma, che invece, insomma, ci perderanno, insomma, un centinaio di euro al mese. C'è un 10-15% in meno, però insomma c'è il vantaggio delle tasse, c'è il vantaggio del clima, c'è il vantaggio di una pace sociale che comunque c'è in questo paese, di un costo della vita che va da un terzo alla metà di quella che c'è in Italia, insomma, per i pensionati non significa nulla, mentre per i tunisini questo rafforzamento del dinaro, visto che la loro bilancia commerciale è negativa, cioè importano più di quello che esportano e ossigeno. E con l'ossigeno si sta meglio e se si sta meglio anche la pace sociale, non dico che viene garantita, ma comunque viene aiutata. E questo è quello che vi volevo dire e ve l'ho detto. Statevi bene.